Ben ritrovati a Quarta di Copertina. Dopo la pausa estiva ripartiamo con le puntate di Quarta di Copertina su Obiettivo News. Vi ricordo che per partecipare è sufficiente contattarmi all'indirizzo deborabocchiardo@gmail.com. Partiamo oggi con un autore canavesano molto particolare, alla sua prima esperienza, Fabio Bizzotto, che ve lo ricorderò ancora durante la nostra trasmissione. Proprio domenica 19 alle 17 debutterà col suo primo romanzo, Caffè col morto, un titolo abbastanza inquietante per un thriller di stampo un po' americano, perché ricorda vagamente le serie poliziesche d'oltreoceano, che Fabio ama molto. E quindi durante questa prima puntata autunnale andremo a conoscere un po' cosa lo ha ispirato, quali sono i contenuti e soprattutto chi è Fabio Bizzotto. Intanto io vi ricordo che la nostra trasmissione la potete trovare sui canali YouTube e poi a chi partecipa viene fornita anche una versione in alta risoluzione da poter utilizzare secondo i propri interessi e quindi in piena libertà. Fabio, Caffè col morto. Poi diremo anche perché questo titolo un po' ironico, ma innanzitutto tu fai un lavoro completamente diverso da quello dello scrittore, perché sei un tiflotecnico, se non sbaglio. Si Sì. chiama così? Allora, È buongiorno. l'addetto all'informatica applicata ai non Sì. vedenti. Allora, vai, buongiorno a tutti e grazie a Quarto di Copertina per avermi ospitato. Sì, da ormai 10 anni faccio il tifrotecnico. Praticamente insegno a disabili visivi come me a utilizzare la tecnologia in modo nella vita quotidiana o lavorativa, comunque nell'arco della giornata per vivere la propria autonomia. Quindi il computer piuttosto che ausili dedicati, piuttosto che il cellulare. Quindi uno spazio a 360 gradi tra l'informatica di adesso. Ecco, tu lavori presso il centro di riabilitazione visiva di Ivrea. Diamo questi input perché poi si intrecceranno in maniera piuttosto intima con la trama del tuo romanzo. Tra l'altro salutiamo tutti coloro che lavorano e seguono le attività del centro di riabilitazione visiva perché so che è una realtà in cui tu sei molto ben inserito e in cui lavori molto bene. Sì, diciamo che lì ho trovato la mia strada, nel senso che fino a che non ho lavorato all'interno del centro di abilitazione visiva non sapevo bene cosa poter fare. Invece lì come se il puzzle si fosse completato e ho capito cosa in realtà io potevo fare della mia vita, della mia esperienza. E quindi poi la tecnologia mi ha aiutato particolarmente, perché comunque io mi sono ammalato. È diventato cieco parziale nel 94, quindi da lì in poi l'informatica ha fatto un salto non triplo, forse addirittura di più, e questo ha aiutato molto i disabili visivi, compreso me. E quindi avendo fatto tutto il percorso con l'evoluzione tecnologica, mi è sembrato naturale insegnare quello che avevo imparato nell'arco della mia esperienza e renderla usufruibile anche per chi magari fino a un anno fa vedeva e poi per motivi più strani o particolari o per malattie, incidenti, qualsiasi tipo di cosa, purtroppo si pensano che la loro vita sia finita, quindi che debbano stare a casa seduti su un divano o nel letto perché non possono più fare niente. Ecco, tu sei tuttora molto giovane perché hai 34 anni, se non 36. sbaglio, 36. Più o meno però tra i 34 e i 35 è nata questa idea di scrivere un romanzo. Come è iniziata questa avventura di scrittore? Beh, è iniziata un po' per sfida, nel senso che tornavo da una lezione in cui una mia vecchia insegnante delle superiori mi aveva chiesto di tenere al suo posto una lezione a Scienze della Formazione di Torino ai futuri insegnanti su come poter usufruire la tecnologia per insegnare a bambini che hanno problemi di vista, quindi aiutarli nel percorso di crescita e apprendere il più velocemente possibile. Mentre tornavamo in macchina, lei parlavamo dei libri che stavo leggendo e via dicendo, e gli stavo raccontando che ultimamente
dopo 100-150 pagine dei libri, sapevo dove l'autore voleva andare a finire e interrompevo il libro perché capivo cosa succedeva. Perdeva interesse, Esatto, insomma. perché capivo la soluzione, capivo mai come andava a finire. E allora lei si è girata con la serietà che ha sempre contraddistinto questa persona e la fiducia che ho nei suoi confronti, mi ha detto: quando è ora, quando uno è stufo di leggere, capisce, è ora che si riscrive i suoi libri. E da lì poi è passato un po' di tempo, una notte, mentre a casa mia c'erano 4-5 persone, giocavano più che altro alla PlayStation e chiacchieravamo, mi è saltata questa idea di provare a scrivere. E quindi mi sono messo al computer e ho visto che dopo un'ora, senza neanche pensarci, ho scritto già un paio di pagine. E da lì, tutte le sere, alle ore più disparate, tante volte dall'una alle 2, alle 3 del mattino, alle 4, scrivevo proprio a ruota libera. Poi fate conto che io, per motivi che ho imparato il computer, lo so, ho più di 200 battute al minuto, quindi potete immaginare quanto sia facile non è scrivere una pagina se tutto quello che ho in testa. E quindi io mi mettevo con le mie cuffie, la mia sintesi vocale, il mio computer e scrivevo a ruota libera, senza sentire tutto quello che mi capitava attorno, cioè ero immerso completamente in quello che facevo. Caffè col Morto è un thriller ambientato a Collereto Giacosa, tuo paese natale in cui vivi tuttora, e parla di un gruppo di amici. Anticipiamo che è un gruppo di amici che si ritrova, ahimè, dopo qualche anno, per un motivo abbastanza drammatico, la morte di uno di questi ragazzi, e è un modo anche per conoscere un paese molto bello, legato alla tradizione di Giuseppe Giacosa, quindi anche con un occhio di riguardo all'arte, alla musica. E quindi seguire le vicende dei tuoi personaggi è anche un modo per scoprire il territorio. Sì, l'idea era quella, nel senso che io sono molto legato al mio paese, cioè, anche in passato ho sempre cercato anche lavorativamente di rimanere sul territorio, ma di spostarmi proprio perché mi sentivo, tra virgolette, al sicuro o comunque integrato all'interno di una serie di strutture all'interno del paese. Invece, gli amici hanno fatto parte, soprattutto di una vi mia vita personale assai travagliata, Quindi sono comunque personaggi ispirati alla realtà. alla realtà. E niente, in un periodo in cui proprio questo gruppo un po' è saltato, perché comunque si cresce, si ha altre decisioni, vite personali, via dicendo, si è un po' sfaldato. Allora, proprio in quel periodo lì ho preso spunto. E da lì ho fatto nascere una vicenda ponderata sui vari tipi di personaggi. Poi ovviamente quello che c'è è tutto inventato, non c'è nulla di vero. Però Ecco, come si dice, ogni riferimento a fatti persona è puramente puramente casuale. casuale. Devo dire che per me, che ho letto il libro in anteprima, tra l'altro diciamo ai nostri spettatori che non è il libro fisicamente presente oggi perché il debutto sarà domenica e al momento non è ancora arrivato il Corriere, quindi No. per cause di forza maggiore possiamo proporvi soltanto la copertina. È veramente un'anteprima quella che proponiamo a Obiettivo News, quindi veramente vi invitiamo domenica 19 alle 15 a portarvi nella zona del Salone Pluriuso a Colleretto Giacosa proprio per scoprire di più sul primo romanzo di Fabio Bizzotto, tra l'altro edito da Booksprint Edizioni, che ha subito accolto con grande entusiasmo l'idea di questo libro e ha lavorato durante l'estate per riuscire ad avere questo prodotto autunnale, che poi sicuramente sarà anche un'ottima idea per i regali di Natale. Chi lo sa, fa un po' impressione parlarne già adesso, ma nell'ottica di una campagna editoriale, questo è sicuramente un ottimo momento per proporre e Beh, promuovere il proprio primo romanzo. tra un mese i supermercati sono pieni Eh di sì, cose natalizie, sì, dopo l'inizio dell'autunno ormai si pensa alla stagione invernale. Dicevamo di questi personaggi, io ho avuto la possibilità di vedere il libro in anteprima e il linguaggio è molto fedele a quello che è, possiamo chiamare lo slang, che viene utilizzato tra giovani uomini tra di loro, quindi.
C'è la parolaccia, non è volgare, ma c'è magari la parolaccia che ogni tanto ci sta, c'è la frase con un linguaggio un po' più sciolto, la battuta, il richiamo magari a ricordi comuni di un'adolescenza condivisa. Quindi è un libro che è anche un po' uno spaccato di un gruppo di ex adolescenti che si ritrova da adulto. Sì, perché comunque diciamo che a me non piace l'ipocrisia, quindi se tu cammini per strada il linguaggio comune è quello, anzi è molto peggio di quello che ho scritto io. E quindi mi sembrava giusto nel momento in cui due amici stanno parlando, non è che stanno a guardare la forma, stanno a guardare se c'è l'insulto piuttosto che lo scherno. Quindi mi sembrava giusto, come se li avessi davanti in quel momento lì, cosa si dicono? E allora in quel momento lì, quello che succedeva o quello che succede deve essere scritto in quel modo lì. Più fedele Più possibile a quello fedele che è un alla realtà. normalissimo dialogo tra Sì. amici. Amici che condividono anche però una passione per l'informatica, o sbaglio? È così anche nella realtà? Sì, nel senso che fin da ragazzi comunque il computer, comunque come tutta la generazione degli anni 80, ha cresciuto questa, è convissuto con questa crescita dell'informatica, delle console, dei cellulari, quindi è una passione che ci coinvolgeva più o meno tutti. E quindi mi è sembrato giusto renderlo partecipe all'interno del. Anche perché comunque io ci lavoro tutti i giorni, quasi tutti ci lavoriamo tutti i giorni col computer. E quindi non è più un argomento che la gente leggendo non capisce quello che si sta leggendo, ma poi è spiegato molto semplice, nel senso che non c'è pezzi di codice o cose particolari. Si fa riferimento semplicemente a tutto quello che uno una volta si faceva carta e penna, adesso si fa con l'utilizzo del computer. Ecco, il protagonista è un ragazzo ipovedente che si chiama Luca. Sì. Quanto c'è di te in questo personaggio? Molto, direi Molto. quasi tutto, nel senso che comunque la storia familiare, la storia personale, i pensieri, gli atteggiamenti sono praticamente i miei. Ovviamente scrivendolo al di fuori io mi sono portato al di fuori del libro e come se la vivevo da esterno e quindi non potevo mettere il mio nome e il mio cognome, allora si è optato per così, un nome inventato. Un nome inventato. Entriamo nella casa di Luca perché tu hai colto l'occasione di questo racconto per permettere anche a chi non conosce l'universo della disabilità visiva per permettere di avvicinarsi anche a quelli che sono gli strumenti che rendono l'autonomia domestica importante e più vicina alle esigenze di chi ne ha bisogno. Quindi cominciamo con gli ausili che tu utilizzi e che troviamo nel libro. Vabbè, Alexa, per ce n'è esempio. veramente tanti, nel senso che il primo che utilizzo è Alexa, ma tutte le mattine, quando mi sveglio, la prima domanda è Alexa, che ore sono? E quindi lei mi dice l'ora, mi dice il tempo, e poi mi chiede se voglio una serie di informazioni, che può essere le ultime notizie, piuttosto che se voglio mettere la musica, piuttosto che altre cose. Con Alexa ormai si può fare di tutto, si può dirgli di alzare le tapparelle piuttosto che accendere la luce, farsi addirittura il caffè. Ormai è nella vita quotidiana di tutti. Nel mio caso, nel caso dei disabili visivi, è un aiuto in più. Ecco, raccontaci qualcosa di più. Ecco, tu hai perso la vista da bambino, quindi Sì. sei cresciuto un pochino con questo problema, convivendo con questo problema certo non facile, hai perso i genitori in età abbastanza giovane. Tra l'altro, cogliamo l'occasione per salutare tuo fratello Alberto e tua zia Cleofe, che in questa avventura ti sono stati molto vicini e hanno collaborato anche somministrando loro la bozza da correggere. Quindi, insomma, Ah, sì. sono stati parte di questa avventura editoriale. Quanto è importante anche per te far conoscere questa dimensione privata e il fatto che di fronte alle difficoltà della vita non ci si deve arrendere, insomma? Sì, diciamo che oltre il giallo, quindi a capire come va a finire la vicenda dell'omicidio, dei vari omicidi che ci possono o non possono essere all'interno del libro, c'è tutto questo aspetto, nel senso che far vedere che davanti alle
varie disgrazie che uno può avere durante la vita, c'è sempre qualcosa da imparare innanzitutto e da cercare di rialzarsi o risollevarsi, come vogliamo metterla, anche magari a distanza di tempo. Io ci ho messo parecchi anni a capire cosa potevo fare, cosa non potevo fare, ho fatto degli errori. Però sempre dal punto di vista personale, quindi dal punto di vista mentale, quindi mi sono un po' lasciato andare, non capivo qual era la mia strada. Poi negli ultimi 5-6 anni ho capito dove avevo sbagliato, ho capito cosa potevo fare e l'ho raccontato all'interno di questo libro. Quindi il avere più stima di me stesso, avere più anche personalità, nel senso di non cercare di essere sempre simpatico a tutti, di lasciarmi cadere tutto addosso, ma a un certo punto dire basta, il paletto arriva fino qua. Da qua in poi, ciao amici come prima, chi si è visto si è visto. Questo capita, poi sono pronto anche a tornare indietro e nel libro si vede, però prima mettiamo le cose in chiaro. E questo nel libro c'è, come c'è tantissime cose, come c'è appunto i pensieri, gli atteggiamenti, come c'è magari essere contento, essere felice e magari il giorno dopo avere... sembra che tutto ti cada addosso perché non vedi, perché non riesci a fare quello che vuoi o nei tempi che vuoi. E quindi questo è di contorno al personaggio di Luca e all'interno del romanzo. Ecco, c'è una cosa abbastanza interessante. Ci sono dei momenti in cui tu nel romanzo ti chiedi quanto vedi veramente e quanto invece il cervello sostituisce le immagini in modo da farti pensare che stai guardando e vedendo delle immagini. Questa è una cosa che tu vivi davvero? Sì, cioè, allora, è molto complesso il discorso, nel senso che anche con i dottori, lo abbiamo fatto molto spesso, e non riusciamo a capire qual è il confine. Quando io vedo un cinquantesimo dall'occhio destro e un ventesimo dall'occhio sinistro, circa. Quindi, teoricamente, io dovrei vedere determinate cose. Poi, ho avuto la fortuna di avere un udito che mi ha aiutato particolarmente e una memoria molto importante che mi aiutano nel momento in cui io vado in un posto, sento un determinato rumore, riesco a capire ciò che mi circonda e mi aiuta a vedere più di quello che in realtà vedo. Cioè nel senso che percepisco determinate cose, quindi che può essere un gradino, può essere un tombino o semplicemente può essere un pallone da calcio che mi sta arrivando addosso. Tutte cose nella vita quotidiana che nel momento in cui succedono, una serie di fattori esterni dalla vista mi aiutano a essere preparato. Questo però cosa comporta? Comporta un'enorme fatica. Perché comunque bisogna essere concentrati sempre, dalla mattina alla sera. E quindi questo comporta un'enorme fatica proprio interiore. E questo è un po' anche una cosa che viene fuori dalle parole di Luca quando si racconta. Sì, poi è perché è la verità, nel senso che ho cercato di... E non è una cosa solo mia, ce ne sono tante persone che magari c'è gente che usa di più il tatto, magari gente che usa di più l'olfatto. Nel mio caso è l'udito abbinato alla memoria, all'uso del cervello che mi aiuta veramente tanto. Cioè io dovrei veramente andare a sbattere ogni passo per quanto in realtà vedo. In realtà non è così. E fortunatamente per il momento, però io so che questo potrebbe finire da un momento all'altro, nel senso che comunque la mia malattia non so fino a quanto il nervo ottico rimarrà così e per il momento lo sfrutto finché posso, poi Ecco, se domani ti si va, vedrà. ci racconti anche cosa è successo nella tua vita. C'è stato un prima, un dopo, c'è stato un evento. Tu me l'hai raccontato qual è stato il primo giorno in cui ti sei accorto di non vedere più, ed è stata una cosa abbastanza impattante. Sì, mi sono alzato al mattino Ma quanti anni avevi? Eri un 9, bambino, 9 anni. era praticamente tra Natale e Capodanno del 93, quindi avevo 8 anni, andavo per i 9 e mi sono alzato un mattino e vedevo doppio, cioè praticamente fisicamente vedevo due cose e sono andato poi al pronto soccorso, mi hanno ricoverato, sono uscito di lì dopo 23 giorni d'ospedale, guarito, completamente guarito.
4 mesi dopo, il giorno dopo Pasquetta, io già il giorno di Pasquetta mi sembrava di vedere un po' meno. La settimana dopo sono andato a una visita di controllo e ho avuto una ricaduta repentina. Praticamente un virus mi aveva precedentemente rovinato tutti i nervi del corpo, cioè praticamente mi passavano un ago da parte a parte e non sentivo dolore. Ho recuperato tutto. Poi in questi 4 mesi in cui era guarito, molto probabilmente il virus è rimasto un po' all'interno del mio corpo e ho deciso di cicatrizzarmi il nervo ottico. Quindi il mio nervo ottico, che è uno fino a un certo punto, in quel pezzettino lì, al posto di essere grigio come tutti i nervi del nostro corpo, è rosa. Quindi funziona a intermittenza. È per quello che io vedo un pochino, vedo un cinquantesimo, un ventesimo, perché gli impulsi non arrivano correttamente. Quindi se fosse bianco sarebbe morto. Grigio è il Normale. colore reale e il mio è rosastro. Tanto per essere diversi. Esatto. Nonostante questo, ed è una passione che tu hai già citato, tu sei stato direttore sportivo di una squadra di calcio, anche più di una. Sì, beh, a Colleretto è stato, tra virgolette, facile, nel senso che mio papà era vicepresidente. E i ragazzi che giocavano, parliamo dei primi anni 2000, mi conoscevano e quindi sono entrato come dirigente e seguivo la squadra, seguivo gli allenamenti. Poi nel corso degli anni, un po' per necessità, un po' per passione, mi hanno provato come direttore sportivo. E da lì pian piano ho fatto 13 anni molto belli. E poi ovviamente di successi, successi, però mi ha aiutato molto perché forse anche fin troppo, però mi sentivo utile, mi sentivo che facevo parte di un gruppo, mi sentivo che ero importante. Ti ha dato anche autostima, Mi ha dato quindi. anche autostima. Poi diciamo che il 2007, il 2014-2015, che sono stati gli anni tra cui l'inizio della morte di mia mamma, poi i 22 mesi dopo di mio papà, i miei nonni subito dopo, sono stati anni difficili, quindi avere il Colleretto è stato importante. Poi quando ho capito che non c'era più, non era più lì il mio futuro, perché vedevo che c'era qualcosa che non andava, cioè non venivo più visto come un aiuto, ma mi ho visto come un ingombro, me ne sono andato. E Era poi tempo di era cambiare. tempo di cambiare. Poi ero a casa, un'altra società mi ha chiesto, il Val Chiusella. Io per correttezza ho aspettato 6 mesi, e la fine della stagione in corso, e l'anno dopo sono andato a fare il team manager al Val Chiusella, non pensando comunque che un'altra società mi chiamasse, tant'è che io scrivo il libro quando sono ancora in pieno direttore sportivo del Colleretto e lotto per vincere il campionato quell'anno. E io nel libro scrivo che non faccio più il dirigente. Quindi avevi avuto comunque questo senso, sesto senso che comunque avresti dovuto cambiare la tua strada sportiva. C'erano già dei sentori che erano di troppo, però i risultati mi davano ragione e quindi ero, come ho detto prima, forse ero ingombrante. Però nel mio inconscio sapevo che stava finendo e lì allora ho detto di tagliavo la testa al toro, tant'è che tuttora Colleretto tanti mi chiamano ancora DS o dire, o di, Ah, perché sta per direttore direttore, sportivo. esatto, e come nel libro chiamano Bianco Luca Sì, Luca e Bianco è il sì, nome per intero del esatto, protagonista. e quindi ho riportato anche quello perché poi Sì, la tutti gli realtà. elementi che hanno reso comunque il tuo percorso di vita particolare, sei riuscito a condensarli nella vita di questo protagonista e dei suoi amici. Tu hai già provato a far vedere questo libro ai tuoi amici, hai proposto loro delle parti, come hanno reagito? Curiosità, interesse, paura di essere rivelati a un Allora, pubblico? beh, allora qualcuno è entusiasta, anzi uno, no, non faccio il nome, ma l'ha letto praticamente passo passo che lo scrivevo. Cioè, tipo, finivo il capitolo e lui arrivava con la chiavetta, se lo copiava, andava a casa, se lo leggeva. E quindi lui era proprio entusiasta e gli piaceva un sacco.
Qualcun altro era curioso, voleva leggerlo soltanto una volta stampato, come adesso. Qualcun altro lì un po' diffidente, però ormai tutti ci stavano al gioco, tra virgolette, e quindi si è adeguato. E quindi diciamo che tutto quello che è nel giro degli amici, diciamo che sono tutti ben contenti di avere anche solo un'apparizione. Quindi speriamo che vengano tutti il 19 settembre alle 17 presso il Salone Pluriuso del Parco Guido Rossa di Colleretto Giacosa per scoprire qualcosa in più. Noi ovviamente non vi riveliamo i particolari più gustosi del libro, non vi riveliamo assolutamente il finale perché per scoprirlo dovrete arrivare al fondo della lettura. La copertina è un po' tenebrosa, devo dire. E poi ha questo titolo, Caffè col morto. Riveliamo ai nostri telespettatori che il libro ha una controindicazione, Crea perché io dipendenza. sono dipendente dal tè più che dal caffè. Da quando ho avuto l'avventura di conoscere l'opera di Fabio Bizzotto, ho cominciato a bere caffè. A caffettiere complete alla volta, quindi se siete cardiopatici, se avete un'intolleranza alla caffeina, state attenti perché questo è un libro che crea dipendenza. Diciamo che il caffè è quasi una ridondanza del personaggio. Tu bevi molto caffè? Quindi sei caffeinomane anche tu come Luca Bianco. Esatto. E poi mangiano molta pizza. Sì, quella più personaggi, diciamo. Sì. Non tanto il personaggio Luca Bianco, E ma gli tra altri l'altro tu ti personaggi. premuri sempre di evidenziare belle sostanziose queste Che sono quelle che hanno pizze. caratterizzato un po' la nostra adolescenza, quindi. Ma ancora tuttora, se ci troviamo con quelle persone a mangiare la pizza, se ti faccio la foto delle loro pizze, sono molto simili a quelle che ho descritto. Cioè ingrasso solo a vedere le immagini, ho Esatto. capito. Anche qua entra in gioco la bella realtà di un paese che è bello e curato, come è Colleretto Giacosa, perché per chi non ha mai visto questo bel paese, io vi invito a fare una passeggiata in quelle che erano le antiche residenze della famiglia Giacosa e a vedere un paese che ha recuperato il proprio centro storico in maniera egregia. Quindi è sicuramente un luogo che merita di essere riscoperto e valorizzato. Auguriamo anche all'amministrazione comunale che ci ospiterà domenica, Sì. perché io ho il piacere di presentare la tua prima opera domenica pomeriggio assieme al sindaco Marco Ernesto, che sarà con noi e che ha subito accolto con grande entusiasmo l'idea di proporre al pubblico la prima opera del suo concittadino. Quindi diciamo che sarà anche un evento per la comunità che ti ha visto crescere. Sì, assolutamente. Lui, oltretutto, l'ha letto, il sindaco ha voluto una copia in anteprima del PDF, l'ha letto e è rimasto entusiasta perché gliel'ho mandato tipo un venerdì sera, no, un sabato sera, la domenica pomeriggio mi scriveva che era contento e voleva fare la presentazione a tutti i costi del libro il prima possibile. E che gli era piaciuto un sacco come descrivevo Colaretto, come descrivevo i personaggi e come scorreva, perché a me quello che più di tutto mi piaceva è che non ci siano grandi pause, Un bel pagine e ritmo. pagine, esatto, che come detto tu prima, scorresse quasi come un episodio o una serie televisiva. Quindi non che, a parte che non vedendo bene io non posso, mi sembrava brutto star lì e descrivere, che ne so, il paesaggio nei minimi dettagli in quanto io non li vedo. Cioè, che credibilità do al lettore se io, in punto che sono comunque uno scrittore che ha seri problemi visivi, cioè la mia categoria è proprio cieco parziale, neanche ipovedente. Quindi, che credibilità do a uno che legge, che descrivo il volto di una persona Che non lo vedi? che non lo vedo? Quindi mi attengo piuttosto alle impressioni che mi suscita nei movimenti, nella gestualità, ma non nella descrizione di sapere se c'ha il cappello biondo o se è truccato o non truccata, se il vestito è di un blu particolare piuttosto che con le scarpe, col tacco, cioè quelle cose lì io non le vedo e allora è inutile che le descrivo. E forse questo ti permette anche di essere meno superficiale nelle tue frequentazioni, perché questo è un discorso che viene fuori anche quando tu affronti con i tuoi amici il discorso della vita privata e dici tu vuoi una donna che sia bella esteriormente, io voglio una persona che sia prima di tutto bella dentro, con cui posso stare bene, poi tutto il resto viene dopo. Questo è anche un po' un modo di Sì, cioè approcciare anche le figure femminili che ci sono nel libro. lì è più
più una parte proprio concettuale, nel senso che lì faccio proprio i pensieri all'opposto, cioè del personaggio bello che preferisce una donna molto più attraente che prima che gli dia qualcosa in cambio. Invece nel personaggio che non, tra virgolette, vede poco, è più il poter parlare con una persona, capire se questa persona riesce a immaginare, a stare con una persona che magari si sveglia al mattino e non ha un piede storto, ne ha 15, e qualsiasi cosa che gli gira attorno gli dà fastidio, oppure gli viene la malinconia. Perché come dicevi tu prima, comunque è un problema che nella tua vita esiste, anche se hai imparato ad affrontarlo, ma magari ci sono le giornate un po' più buie. Certo, perché poi E questo è veramente umano, eh. basta qualsiasi cosa, cioè basta veramente che tu quel mattino lì, per mille motivi, non ti ricordi uno scalino, ti inciampi e la mattina già è andata, Inizia male. inizia male. O basta semplicemente che hai messo 100 volte la caffettiera sul gas a cuocere, l'hai sempre presa, hai sempre rovesciato il contenuto senza mai sporcare, quel mattino lì non c'entri la tazza, tiri il caffè dappertutto. E E lì da lì inizia già male. inizia male per doppi motivi. Quindi capita a tutti, però non vederci per cosa comporta, che poi non riesci a pulire bene, che poi lasci tutto, cioè Non è succede tutta una serie di facile. cose. E Tu quindi agisci sempre con questa forte carica di ironia, però è anche bello far capire a chi ci ascolta che non è tutto rose e fiori, ci sono anche delle difficoltà e la forza interiore della persona sta proprio nell'affrontarle queste difficoltà. è proprio la parte problematica, no? Cioè, qua nel libro ci sono dei metodi che io uso quando sono triste per cercare di ricaricarmi, ma le ho scoperte poi nel tempo. Ecco, ricordiamo, il nostro tempo sta per scadere, ricordiamo ai nostri spettatori dove è possibile trovare questo libro, Caffè col Morto, edito da Booksprint Edizioni, che salutiamo e ringraziamo ancora per aver dato spazio a questo giovane autore canavesano, disponibile anche in ebook, il cartaceo reperibile come? In tutte le librerie In tutte le librerie d'Italia? d'Italia, oppure tramite il sito sia di Booksprint Edizioni o su IBS. Basta scrivere su Google Fabio Bizzotto Caffè col Morto e esce subito, quindi non è problematica, molto semplice. Allora, noi ringraziamo Fabio Bizzotto per essere venuto qui a Quarta di Copertina a presentare Grazie a voi. in anteprima assoluta il suo primo romanzo. Speriamo che ce ne siano altri perché questo investigatore abbastanza interessante e insolito si comporta molto bene nel romanzo, quindi si potrebbe pensare a un proseguimento delle sue avventure, ma questo magari ce lo verrai a raccontare in futuro. Speriamo di averti ancora con noi. Diamo ancora appuntamento a tutti quanti, a tutti coloro che vogliono presenziare al tuo debutto il 19 settembre alle 17 a Colleretto Giacosa, magari o prima o dopo sarà l'occasione per scoprire questo bel paese e fare una bella passeggiata. Salutiamo ancora la tua famiglia che ti è sempre stata vicino. Tra l'altro, quando hai realizzato questo libro, c'è anche un pensiero a qualcuno che non c'è più, che è il tuo cane Zac, che assisteva alla realizzazione del libro, ma che per motivi anagrafici è un cane che è vissuto molto più del normale proprio perché aveva questo amico umano che l'ha sempre seguito e accudito. Quindi, per chi non vede, potete immaginare un cane guida quanto è importante. Diamo tutti appuntamento al 19 settembre. Io vi ricordo che se volete partecipare a Quarta di Copertina potete farlo scrivendomi a deborabocchiardo@gmail.com. Vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Buona serata.